Buongiorno, buon pomeriggio, oppure buon arrogante? Ah, poi lo pretendi proprio, rugni proprio, finto invalido? Ah, comunque per quelli che me l'hanno detto ieri, l'abbiamo portato, Giovanni l'ha portato al veterinario, si sta asciugando la pallina dietro che aveva, si sta asciugando, perciò non serve. Per il momento inciderla e far niente, deve continuare con la cura che gli hanno dato, del cicatrizzante, le pastiglie, tutto quanto, e lo dobbiamo portare venerdì. Speriamo bene. Ecco. Allora, guardate che bel piattino. Questi sono 60 grammi, giusti come l'oro, anzi erano 58. E ho detto no, devo mangiare 60 perché ho fame e gli ho aggiunto due pennette che saranno da qualche parte per fare 60 grammi giusti. Con i pomodorini, ve li ricordate? Questi sono ancora quelli di un mese fa che avevo comprato, erano verdi, li ho lasciati lì un po' alla volta, sono diventati rossi, ma non sono buoni da mangiare crudi. Perciò ho fatto un sughetto con una cipolla grattugiata. I pomodorini tagliati, gli ho messo dentro 4 olive giuste di quelle che mi ha mandato la Sommentine e un po' d'acqua che non l'ho neanche fatta asciugare perché ce n'è un po' d'acqua e a fine cottura gli ho messo un cucchiaio scarso di olio di oliva. Non gli ho neanche messo il grana né niente. Buon appetito. Così sono. Così sono commestibili, diciamo, però quando me l'hanno portati ormai un mese fa erano verdi, duri che sembravano sassi. Forza di lasciarli lì, sono diventati rossi, che non sono neanche tanto rossi, però non ho da mangiare crudi proprio, ma manco veramente. No. Quest'anno non lo so voi. Però sia la frutta che la verdura non è buona. Sarà perché ha fatto troppo caldo, troppa poca acqua, troppa non lo so, però anche le zucchine, quelle che mi ha portato mio zio sono buone. Quelle che compri non sanno di niente. Ecco la pennetta, due di numero ce ne sono perché era 58 grammi. Perché ho detto la finisco, ho detto gli metto due pennette per fare 60. Perché sembra tanta, però è perché ci sono tanti pomodori dentro la cipolla. Perché ho detto vabbè, li faccio tutti che avevo gli ultimi, che così me li tiro via dal frigo. Allora. Mi chiedete in tanti com'è la situazione a casa, se ho trovato, dove vado, qua e là. Allora, dove vado ve lo dirò quando sarò lì. Allora, noi come vi ho già detto sappiamo già dove andare, ok? Sappiamo già dove andare e c'è anche un motivo perché andiamo lì, che poi vi spiegherò tutto una volta che sarò lì. Che non è in Trentino assolutamente, vi posso dire che è più o meno a quasi 300 km da qua, perciò è proprio fuori dal Trentino e non è neanche in Veneto. E però vi dirò la verità che è una roba allucinante, cioè ieri ho preso l'ultima delusione veramente. Aspettate che hanno bussato la porta. Eccomi qua, avevano pure sbagliato, cercavano il dentista, ma il dentista è in ferie fino al 4 settembre, perciò vabbè, poi c'è la carta fuori dalla porta, vabbè, comunque. Allora, ieri l'ultima delusione, ma veramente delusione, perché siccome che siamo sotto un paio di agenzie, capito, ecco, e perciò quando c'è una casa ti chiamano. E tramite anche videochiamata puoi guardare la casa.
perché non è che visto che è distante poi ogni casa prendere e andare a vederla, no? Poi se ti aggrada prendi, vai, ecco. Cioè, ne avevamo veramente trovata una che eravamo contentissimi. Mi ha anche rotto questa. Che eravamo contentissimi anche col prezzo, che poi 650 euro più 50 di spese condominiali mi sembrava anche, perché vi dirò che in affitto sta cercando casa, lo sa benissimo che gli affitti secondo me non se ne stanno approfittando di più. A me sembrano furti legalizzati. Aspettate che accendiamo un po', perché altrimenti qua sembra di essere di notte. Sembrano furti legalizzati, perché non ci sono appartamenti per meno, ma almeno perché noi cerchiamo due camere, bagno e cucina, e se c'è un, almeno un balcone anche per stendere, ma più che altro per il lapo, che qua non voglio tirargli via del tutto le sue abitudini, perché già lo porti via da qua, e se lo porto in una casa dove non c'è manco un terrazzino, un balcone che lui possa andare fuori, anche no, perché già è un trauma andare via da qua per lui, perché c'ha quasi 14 anni, capito? E insomma, 13 anni, cioè, capito, non va bene. Perciò cerchiamo anche che ci sia anche un poggiolino piccolo, ma almeno che lui possa andare fuori, buttarsi al sole, andare fuori a guardare la gente, ecco, che lui è sempre fuori, ok? Ecco, meno di 800, 900, 1000, 1200, cioè sono veramente affitti da io chiamo furto, perché non è possibile, dai, che un appartamento con due camere, che poi sapete anche voi che le camere al giorno d'oggi non è che sono enormi, sono camere, ci sta dentro due comodini, un letto, un armadio, basta, non è che ci puoi ballare dentro, no? Ecco, cioè, questo qua ci aggradava perché c'aveva il balcone fuori dalla camera, cioè in camera c'era il balcone e anche in cucina. Balcone, due camere, c'era un piccolo ripostiglio, il bagno e una cucina piccolina, ma vabbè, ok. Io riparlo con quello dell'agenzia. Eravamo d'accordo per fare la videochiamata per vedere questo appartamento. Però poi, quando siamo accordati l'orario e tutto quanto, mi fa quello dell'agenzia, perché ero al telefono con lui, no? E ha sentito l'app abbaiare. E mi fa, ops, ma hai animali per caso? Sì, ho detto, ho un cagnolino che non dà fastidio, è piccolo, gli ho detto, è anziano, sì. Ah no, spiacente, ma il proprietario dell'appartamento non vuole animali in casa. Vabbè. E gli è andato tutto in vacca. Delusione infinita, vi giuro, perché era un appartamento bellissimo, i soldi ok, caro, però quelli sono, di meno non trovi. Poi di bello è che era vicino alla fermata del tram, vicino all'ospedale, proprio di fronte all'ospedale, dove c'era il tram, la metropolitana, tutti i supermercati, tutto lì a portata di mano, perciò era perfetto.
Sarebbe stato perfetto. Sarebbe stato. Al quarto piano però c'aveva l'ascensore. C'aveva. Purtroppo, vi dirò che in molti purtroppo non vogliono animali. Non è il primo mio appartamento che vedo che è carino o quant'altro, però animali non ne vogliono. Anche che sia un gatto, un cane, non vogliono animali perché dicono che rompono le porte, che grattano sulle porte, che sporcano, che rovinano, che magari abbaiano, disturbano i vicini e bla bla bla. Perciò non ne vogliono. E vabbè, ne abbiamo visti 5 o 6 fino adesso appartamenti, non uno. Però uno non volevano animali, l'altro, lasciamo perdere, è in culo al mondo praticamente, troppo distante dal centro, che anche no, cioè, anche no, perché poi ci sono, no? Purtroppo, perché questa è la realtà, perché io su 15 anni che abito qua, perciò era una vita che io appartamenti non ne cercavo. Perciò non sapevo qual era la realtà. Però anche lì ti prendono per il culo, capito? Perché se tu gli dici, guarda, io cerco appartamento non più di 700 euro al mese, che abbia un balconcino, c'ho un cane, capito? Cioè gli dici tutto più o meno loro in base a quello che... E gli dici, perché io una delle prime cose che gli dico sono, guarda, che sia in centro dove posso andare a farmi la spesa, dove possa, ci siano le utenze che posso arrangiarmi, qua e là, sì. Cioè, questo qua mi presenta un appartamento che il primo supermercato era a 2 km, perché purtroppo più in centro è l'appartamento e più paghi. Più fuori dal centro è l'appartamento, che poi meno paghi. Attenti, meno paghi, magari quei 50 euro in meno, ma sono prezzi, vi giuro, folli, folli. Parlavano tanto che a Milano ci sono i prezzi folli, ma guardate che anche dalle altre parti. Vi giuro che anche dalle altre parti. Cioè, veramente, io credo che dovrebbe esserci una legge per vietare queste cose qua, per dare un limite, cioè, guardare, perché io penso che devi guardare la metratura, com'è l'appartamento, e poi in base a lì metti il prezzo. Dovrebbe esserci, secondo me, una base che oltre a lì non puoi chiedere, capito? Ma ci sono ragazzi degli appartamenti che ti chiedono 800 euro, un appartamento magari di 40 metri quadri, dove c'è dentro una cameretta in miniatura, che ci sta dentro un lettino, una camera matrimoniale, un cucinotto, ma un cucinotto proprio, che c'è dentro una tavolina per 3 persone e un bagnetto, capito? La maggior parte delle volte il bagno anche senza finestra, capito? E ti chiedono 800 euro, cioè, ma sono folli, cioè sono folli, non è normale, non è normale. Anche perché poi è la spesa iniziale che fa paura, capito? Perché, cioè, quando vai via, capito? Cioè, loro non si rendono conto, o se ne rendono conto è che se ne sbattono i coglioni, quello è, che la seconda pennetta, che, cioè, le paghe, quelle sono. Un operaio quanto cazzo prende? 1.200.000
1200, 1300 euro, 1400 se proprio gli va di culo, cioè se tu fai pagare 800, 850, 900 euro per l'affitto, con cosa campi dopo? Cioè con cosa campi? Uno marica una famiglia di 4 persone, 5 persone. Cioè, capito? Cioè, è una roba allucinante. Non è normale. Ed è per questo che poi se vai a fare la domanda delle case comunali, aspetta e spera se non hai invalidi in casa, se non hai problemi qua e là, aspetta e spera che la prendi perché anche lì va quel punteggio e ce ne sono troppe. Ce ne sono troppe perché tutti la fanno. Perché in pochi possono permettersi un affitto così, capito? In pochi. Dicevo che la botta, il più brutto è l'inizio, è l'inizio perché ti chiedono i 3 mesi anticipati, giustamente il mese che vai dentro. Poi devi dare il to un tot per cento, dipende dalle agenzie, l'agenzia che te l'ha trovata. Poi c'è l'allacciamento della luce, l'allacciamento del metano, capito? E lì niente niente ti partono 4-5 mila euro, eh. Se non ce li hai non fai un cazzo. Quello è, capito? Perciò quelli che continuano a chiedermi, ma non dovevi andare via, ma quando vai via? Forse per me sarei già andata via da un pezzo. Forse per me. Se non vado via è perché proprio non trovo per le mie esigenze di soldi, non trovo da andare via. Poi salterà fuori qualcosa. Anche perché nelle agenzie che vanno, tu le guardi anche online, no? Tipo Ideal Casa, quelle lì. Ci sono gli appartamenti. Ci sono gli appartamenti che sono anche un anno che sono lì. Dopo, magari dopo un tot di mesi abbassano magari del 6%, del 10%, perché vedono che non riescono ad affittarla, allora l'abbassano, ma non l'affittano lo stesso perché partono magari da 1200 euro al mese, dopo l'abbassano a 1100, poi l'abbassano a 950. Ma chi cacchio va a darteli? Capito? Che cacchio va a darteli? Dai. Bene, ragazzi, io spero di avervi fatto un po' di compagnia. Vi mando un bacio, vi do appuntamento alla prossima. Se vi va, mettete un like, un commento e alla prossima. Ciao!